Voci della Montagna è un festival culturale che si svolge a Pescasseroli e sul territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. È giunto alla seconda edizione nell'estate del 2013 grazie al lavoro volontario degli organizzatori e al contributo di alcuni generosi sponsor insieme al Comune di Pescasseroli e al patrocinio dell'ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. L'idea del festival nasce da Elvira Di Bona, che ha curato la direzione artistica insieme a Wildlife Adventures e l'Associazione Culturale Pescasseroli e Viva per gli aspetti tecnici, organizzativi e di comunicazione. Voci dalla Montagna è l'unico festival degli Appennini in cui abbiamo degli eventi costituiti non solo da musica classica, quindi da concerti, ma anche da dialoghi con registi, scrittori, giornalisti, e quest'anno abbiamo avuto anche degli ospiti internazionali e delle opere in prima esecuzione assoluta. Il tema dell'edizione 2013 è Metamorfosi, quindi ogni evento era legato in qualche modo a questo concetto generale della metamorfosi e si prendeva spunto da autori come Kafka e Ovidio. Per la seconda edizione del festival, nell'estate 2013, abbiamo proposto 10 appuntamenti in alcuni dei luoghi più suggestivi del nostro territorio, come la Baita di Padre Terzi immersa nel Bosco della Difesa, il Prato ai Colli Bassi e i ruderi del Castello Medievale, Castel Mancino, che per la prima volta nella loro età moderna hanno ospitato un evento. Quasi tutti all'aperto gli appuntamenti del nostro festival, ma c'è anche qualcosa al coperto, come il concerto di Ferragosto, che ormai è stato istituzionalizzato all'interno dell'Abbazia dei Santi Pietro e Paolo di Pescasseroli. Quest'anno abbiamo avuto il supporto economico del Comune di Pescasseroli e anche di numerosi sponsor privati che hanno creduto nel nostro progetto perché hanno visto una reale possibilità di arricchimento culturale sia per i pescasserolesi che per i turisti. L'edizione 2013 di Voci dalla Montagna è stata inaugurata da Eri De Luca, che ci ha parlato di metamorfosi, ma anche del suo rapporto con la montagna e di spiritualità. Al dialogo con Eri De Luca ha fatto seguito il concerto di Rodolfo Bonucci, violinista di fama internazionale, che ha eseguito dei brani virtuosistici di compositori come Bach, Telemann, Isaì e Paganini. Aurora Borealis è uno spettacolo concerto proposto nel giardino della piscina comunale per raccontare questo magnifico fenomeno naturale documentato pochi mesi fa da Stefano Giovanardi, astronomo, comunicatore, responsabile scientifico del Planetario Museo Astronomico di Roma, insieme alla musica di Angelina Yershova, un'artista kazaka, compositrice di musica elettronica che ha sonorizzato le immagini e le parole per raccontare appunto l'aurora boreale. Ai contenuti del festival di quest'anno si aggiunge anche la mostra personale di Antonino Ercolino. I suoi quadri rappresentano un tratto di costa garganica, cioè la baia di Sciarmarino, ripreso però da vari punti di vista con delle luci diverse, e questo è stato il modo del pittore di rappresentare il suo concetto di metamorfosi. Metamorfosi di un fotografo di montagna è stato l'appuntamento che ha ospitato Bruno D'Amicis, un bravissimo professionista dell'immagine, un fotografo naturalista che ha pubblicato su tutte le principali riviste di settore del mondo, ma che ha scelto l'Abruzzo come luogo in cui vivere, forse a causa di quello che lui stesso ha definito una malattia, il mal d'Abruzzo. All'interno del villino Quintiliani ha proposto le sue foto e ha catturato l'attenzione del pubblico. Renzo Vitale, pianista, compositore, ingegnere acustico, ha portato a Pescasseroli, nella località dei Colli Bassi, la sua musica. Ha eseguito dei brani tratti dal suo ultimo disco registrato a New York nell'aprile 2012, disco dal nome Zero Space. Il nostro festival ha anche presentato in prima visione un bellissimo documentario, Pescasseroli, storie di uomini, storie di natura. Un lavoro di Michele Imperio e Fabio Pagani, prodotto a Road Television, che ha raccontato vite e mestieri tra montagne e boschi di Pescasseroli. Un documentario che è stato in concorso in alcuni festival e che per una sera ha riempito Piazza Duca degli Abruzzi con una introduzione musicale del coro Decima Sinfonia. Una delle sfide è stata quella di portare musica tra i ruderi del Castel Mancino. Il quartetto ascano, infatti, è salito fin di su per eseguire musiche di Mendelssohn e Mozart.
Prima del concerto il professor Pierluigi Pellini ci ha parlato ancora una volta di metamorfosi e in particolare del concetto di metamorfosi nei romanzi della letteratura francese dell'Ottocento. Il professor Gianluca Tarquinio, musicologo e storico, che si è occupato a lungo anche di storia locale, ha sottolineato alcuni aspetti della costruzione e dell'ubicazione di Castelmancino. Tra le artiste internazionali del festival, Saida Zulfugarova, pianista azera che in duo con la violinista Elvira Di Bona si è esibita in un concerto sul Prato dei Colli Bassi per eseguire musiche di Bach, Brahms, Karaev e Corelli. Il 15 agosto per Voci della Montagna è un appuntamento istituzionale, è il giorno del concerto di Ferragosto che si tiene all'interno dell'Abbazia dei Santi Pietro e Paolo. Quest'anno il gruppo da camera Gli Archi del Cherubino ha eseguito musiche di Vivaldi e di Bach con il maestro concertatore Judith Amza e flauto solista Maria Fabiani. Il festival conta ogni anno di proporre un concerto di Ferragosto con un solista di fama internazionale. L'evento conclusivo del festival si è svolto nella Baita di Pade Terzi e abbiamo avuto la possibilità di ascoltare delle musiche in prima esecuzione assoluta composte da Pasquale Filastò, che ha scritto un'opera dal nome Metamorfosi dell'immaginario per quattro strumenti e voce recitante. La voce recitante era dell'attrice Eugenia Costantini, i musicisti invece erano Marina Cesari, Fabio Ceccarelli e Andrea Vena. Eugenia ha letto dei testi tratti dal manuale di zoologia fantastica di Jorge Luis Borges. Per rimanere informati su tutte le attività del nostro festival c'è la pagina Facebook Voci dalla Montagna oppure il sito www.pescasseroli.it.